per tante situazioni brutte, bruttissime, nella mia famiglia. Ero entrata in una incredulità terribile, in una delusione terribile. E potevo dire non c'è più speranza per la mia vita. Perché le religioni non mancavano in casa mia. Nella mia famiglia c'era la religione musulmana, che è una religione conosciuta nel mondo, e si sa la rigidità di questa religione. Ancora oggi questa religione, se tu sei una figlia nata in questa famiglia, in una famiglia musulmana, che non segue questa tradizione, perché la religione è una tradizione, sei lapidata, ti possono uccidere, i tuoi stessi genitori ti possono dire mettetela là, lapidatela. Una religione rigida. Gesù non è una religione. E mio padre era musulmano, mia mamma cattolica, e ancora un'altra religione famosa, conosciuta. Mia mamma aveva tutti i santi a casa nostra, tutti i santi, tutte le statue. C'era proprio una stanza dove lei aveva messo tutte le statue, San Giuseppe, Sant'Antonio, ancora altri santi, erano tutti a casa nostra, la Madonna. Però con tutto ciò non c'era pace, non c'era gioia. La mia famiglia, con tutte queste due religioni famose, eravamo 15 figli in famiglia. E un giorno mio padre disse che c'è un malocchio sui figli, perché eravamo sempre ammalati. E così mio padre, mia mamma ci portavano da maghi, da fattucchieri, da medium, per togliere un malocchio. Per togliere un malocchio, come dicevano loro. Ogni volta che si andava da questi maghi, da questi fattucchieri, da questi medium, si tornava a casa. E quando tornavamo a casa, uno dei miei fratelli o una delle mie sorelle diceva: mamma, sento proprio un dolore forte di testa, vado a mettermi un po' nel letto, quando sarà il momento di mangiare, risvegliami. Quando la mamma andava per dire alzati, vieni a mangiare, niente, trovava un corpo freddo. Gridava, e ogni volta che si andava dai maghi, che tornavamo, era sempre così. Senza malattia conosciuta, ma un mal di testa, mi sento stanco, sento come un martello che mi batte dentro. Io voglio riposare, dopo risvegliami, e poi dopo per risvegliare quel cibo non mangiavamo più, ci mettevamo a gridare, a piangere, perché uno dei miei fratelli era morto, una delle mie sorelle morta. E voglio dire questo, che spesso non dico neanche nella mia testimonianza, perché è stato lì che quella goccia ha proprio traboccato. E allora sono entrata in questa forte depressione. Mia sorella, che doveva sposarsi, un giorno prima che lei si è preparata, che ci siamo preparati, io ero ancora piccola, disse così: io
Mi sento stanca. Va a mettersi nel letto. La mamma fa, ma è troppo, eh? Lavorato per il matrimonio domani, è per quello. Si mette a letto. E poi non si è più svegliata. Ed è così. Mia nonna ebbe un infarto e morì quando ha saputo che è morto la nipote. Vedete un po' quante sofferenze. È da lì che ho detto no. Sono entrata in una depressione forte. Ho iniziato a dire Dio non c'è, Dio non esiste. Mi ribellavo contro mio padre e dicevo dove è il tuo Allah? Perché il tuo Allah non ha potuto liberare la tua famiglia? Mi ribellavo contro mia mamma e dicevo mamma, dov'è la Madonna e dove sono i tuoi santi che non hanno potuto proteggere la tua famiglia? Mi ribellavo contro le mie amiche, i miei amici, perché vedevo che in casa loro c'era a volte feste, feste, festeggiavano, e a casa mia, nella mia famiglia, non c'era festa, c'era solo pianto. Mi ribellavo contro la società, contro tutti. Se qualcuno mi diceva Dio, sembrava che mi aveva dato un schiaffo. Mi ribellavo, non volevo. Ed è proprio così. Crescendo, all'età di 19 anni e mezzo, verso 20 anni, ho iniziato a dire dentro di me, con una ribellione forte contro tutto, contro i genitori, contro Dio, ho iniziato a dire, io voglio vivere la mia vita, viverla come io la sento, viverla come voglio io, perché tanto da 15 figli siamo rimasti 4 figli, tutti morti. E allora dicevo dentro di me, può darsi un giorno, sarà anche il mio turno, io non sono meglio dei miei fratelli e delle mie sorelle, allora sarà anche il mio turno, allora è meglio che mi godo la vita, la voglio vivere come voglio. E così uscivo, con amici, con amiche, andavo a ballare, andavo a fare quelle che volevo, tornavo a casa. Ed è così una sera, quando sono tornata a casa, che entravo in casa, volevo accendere la luce nella mia stanza, sento una voce strana, stranissima, e tengo proprio a sottolineare una voce bruttissima, bruttissima, che proprio mi alza, proprio i capelli sembravano proprio tutti, e ho capito, non era una voce bella, non era la voce di Dio, oggi posso dire, era la voce del male. Perché quando si va da maghi, da fattucchieri, da medio, i maghi, i fattucchieri non risolvono i problemi, ma li spostano. E quando spostano il problema, tu pensi che è risolto. Ma al posto mettono dei spiriti. E questo era un spirito di suicidio, di morte. E quando io guardavo e dicevo, ma chi è? Ho acceso la luce, ho iniziato a cercare per casa, sotto il letto, perché dicevo, può darsi qualcuno, mi vuole fare lo scherzo. E guardo sotto, guardo dappertutto, non vedo nessuno. E di nuovo sento Elisabetta. La terza volta Elisabetta, e sento delle mani. Ma mani pesante sulle mie spalle, e disse, sento quella voce brutta, strana, perché non la fai finita? Non poteva essere Dio. Dio non ti dirà mai togliti la vita, ma il diavolo dice la parola di Dio in Giovanni 10 versetto 10, è un ladro. E il ladro quando viene, cosa vuole fare? Rubare, uccidere e distruggere.
Ed è così, non avevo forze. Sentivo queste due mani sulla mia schiena che mi spingeva e mi spingeva verso dove mio fratello maggiore, che era un medico, metteva le medicine. E fa: perché non prendi quella scatola di pillole? Così muori e poi non starei a aspettare. È meglio che la fai finita e così finisce tutto. Cari fratelli e sorelle, ho preso quella scatola piena di medicine, ho preso l'acqua, ho bevuto tutto. Ed è terribile. Dopo un po' sento proprio bruciare tutto dentro di me, tutto, tutto. Sembrava che qualcuno che tenesse in mano delle forbici per tagliarmi tutto il cuore, proprio lo stomaco, e non ho più capito nulla. Ho vomitato sangue e sono caduta. Caduta, per me ero entrata in un sonno così profondo, profondo, un sonno profondo, e vedevo proprio così, come quando facciamo i sogni, ma proprio un sogno chiaro. Sembrava un sonno profondo e questo era chiamato la morte. E io vedevo proprio che stavo viaggiando, stavo volando. Avete presente una lettera, quando tu la ricevi, che togli la lettera e la busta la metti là? Così vedevo il mio corpo lì per terra e io, la mia persona, che possiamo dire con la conoscenza della parola, l'anima, volava. Io volavo e poi lì il corpo, io dicevo: chi? Chi ci andrà ancora là? No, io no. E volavo. Volando, vedevo davanti a me una folla di persone. Questa folla era una folla immensa. E la fila che era a destra, le persone a destra, erano vestiti di bianco, veste bianche. E notavo che tenevano in mano come un passaporto. E io mi rendevo conto che non era un passaporto ordinario, era qualcosa di speciale. Mi rendevo conto. Guardò verso le persone della sinistra. Vedevo persone angosciate, persone turbate, tormentate. Si vedeva che queste persone della sinistra erano consapevoli che stavano andando in un luogo di tormento e di sofferenza. E io dicevo: no, no, io non voglio mettermi a sinistra, no, ho già sofferto nell'altro mondo, non voglio più soffrire qui. E mentre che io dicevo quello, il dirigente che era davanti, che era anche vestito di bianco, gridò il mio nome con autorità: Elisabetta! E c'era l'eco. Tu non puoi metterti a destra perché non hai chiesto a nascere e tu non ti puoi togliere la vita. Non puoi toglierti la vita. Non possiamo toglierci la vita. La vita è un dono di Dio. Non puoi. Se c'è qualcuno che l'ha pensato, ti sconsiglio e ti dico: non lo fare e non lo pensare mai, mai, mai. Perché Dio non vuole. Non hai il diritto. È un dono di Dio. Ed è così, disse questo dirigente. Non puoi metterti a destra. La seconda volta il dirigente gridò ancora e disse: Elisabetta, alza il capo. Io alzò il capo, guardando diritto. Vide da lontano, dico bene, da lontano, una città, ma una città bellissima,
una città che sembrava fatta di diamante. Solo la luce di quella città che mi arrivava mi dava la pace, la gioia, quell'amore che mi mancava. Mi sentivo così bene con quella luce della città che io vedevo da lontano. Allora ho detto, ecco la città del riposo, la città dove non ci sarà più pianto, dove non ci sarà più sofferenza, la città dove non ci sarà più malattia. È lì in quella città che io voglio entrare, però non ce l'ho il passaporto. Voglio tornare a casa, voglio andare a prendere il mio passaporto per entrare nella città del riposo. Quando mi sono girata, che per me stavo correndo per arrivare a casa, per prendere il mio passaporto, quando aprì gli occhi, quando ho iniziato a aprire gli occhi, vedevo una folla di persone in casa, perché mio fratello maggiore, medico, quando l'hanno chiamato, lui ha detto, ha buttato tutti i macchinari e ha detto non c'è più vita in lei, è morta, è morta. E per loro ero morta. Quando la prima persona ha detto ma siete sicuri che è morta? Ma sembra che si sta muovendo, i suoi occhi si stanno aprendo. L'hanno detto ma cosa dici? È morta, è un medico che l'ha detto. Io tiravo, cercavo con tutte le forze a tirare gli occhi e la seconda persona disse ma sta aprendo gli occhi. Quando si sono resi conto veramente, tutti scapparono. E così mia cognata, la moglie del medico, si avvicina a me e mi fa Elisabetta, tu mi vedi? Ho detto sì. Mi senti? Sì. E io cercavo, perché la lingua era ancora pesante, cercavo a spiegargli. E gli ho detto, io voglio il passaporto per entrare nella città. E lei fa, che passaporto? E mi fa, stai calma, già questo è un miracolo che tu sei qui. Ne parleremo dopo di questo passaporto. Per lei io ero fuori, ma sapevo quello che dicevo. Ed è così, dopo questa esperienza mia della morte alla vita, arrivò in Costa d'Avorio un missionario. Però prima c'è stato proprio un invito, che io chiamo un invito speciale, perché ero sotto cura ancora di vitamine. Dopo quell'esperienza della morte alla vita, e i medici curavano con vitamine, qualcuno diceva dei medici, se anche questa ha avuto un miracolo che vive, ma non potrà mai avere figli, perché tutto è rovinato dentro. Non potrà mangiare di tutti i cibi, perché tutto è rovinato. Ma io sono qui. Questa sera, per grazia di Dio, non solo figliola di Dio, ma sono madre di tre figli, due femmine e un maschio, sono anche nonna di due bei nipotini, e questo è il miracolo di Dio. E allora io ero così sotto cura che imparavo ancora a camminare, perché le articolazioni erano un po'. E mio fratello mi diceva la sera devi uscire e camminare nel giardino, camminare, fare dei passi. Ed è così. Quella sera ero fuori camminando, vedo un giovane, un ragazzo che è corso, che è venuto verso di me e mi fa tu sei una ragazza stanca, stanca di vivere, hai pensato toglierti la vita, era la soluzione, non è così. Vai nello stadio più grande della Costa d'Avorio, c'è un predicatore che parla di Gesù, vai e ascoltalo. Per me era strano, ho detto ma come ha fatto a sapere la mia storia? Allora, commossa, mi sono messa a piangere. Quando ho fatto così piangendo, che ho detto ora voglio chiedergli
Chi gli ha proprio detto la mia storia? Ho fatto così per voler dire chi sei. E chi te l'ha detto? È scomparso, non l'ho più visto. Ho girato tutto il giardino, dietro casa, per cercare questo giovane. Non l'ho visto. Sono rientrata in casa e ho detto a mia zia, è entrato qui un ragazzo. Fa, ma tu sei ancora fuori? Che ragazzo? Ho detto, è entrato un ragazzo? No. Ho detto però, accompagnatemi nello stadio più grande questa sera. E nel stadio più grande c'è un predicatore. Tutti, famiglia, ma tu sei ancora fuori, cosa dobbiamo fare? Ho detto no, io voglio che voi mi accompagnate. Mi hanno preso in macchina, mi hanno portato allo stadio. E infatti, nello stadio c'erano migliaia di persone e c'era un predicatore francese che predicava l'Evangelo. Alla fine della sua predicazione, fece un appello, ed è proprio in quell'appello che io mi sono ritrovata. In quell'appello disse così, in questo stadio pieno di persone, io dico, c'è solo una ragazza stanca, delusa, una ragazza che ha pensato che farla finita era la soluzione. Ragazza, vieni qui a prendere il passaporto. Gesù Cristo, per entrare nella città del riposo, la Gerusalemme celeste, dove non ci sarà più pianto, sofferenza. Ma come faceva a sapere? Come faceva? Se fosse un africano, direi, qualcuno gli aveva detto già la mia storia, ma era un francese. Quello ragazzo che mi ha dato questo invito speciale, oggi posso dire, era un angelo. Amen. Era un angelo. Amen. Si è parlato di angeli stamattina. Gli angeli esistono. Amen. E Dio fa quello che vuole. Amen. Li manda a chi vuole. Amen. E fa come vuole. Amen. E posso dire sì, ho visto un angelo. Amen. E allora quella sera, in questo appello, io non lo so se ho volato, se ho camminato, come ho fatto a farmi una strada, perché lo stadio era pieno. Sono arrivata davanti al palco, mi sono buttata per terra, ho iniziato a gridare e a dire Dio c'è, Dio esiste, Dio c'è. Se Gesù è il passaporto, io l'accetto questa sera, io lo voglio questo passaporto, perché ho visto la città. La città del riposo, la città dove non ci sarà più pianto, dove non ci sarà più sofferenza, dove non ci sarà più malattie, la città del riposo. Ed è così, in quell'anno, l'anno 73, 1973, che io accetto Gesù come il mio Salvatore personale. E perciò dicevo, Gesù non è una religione. La religione è solo una maschera. Ci fa bella, tutti sanno che abbiamo una religione, ma dentro di noi è un sepolcro. Non è questo Gesù. Gesù lavora da dentro per farti bella o bello da fuori. Quando lui entra in te, toglie tutto, la spazzatura, tutto ciò che non glorifica Dio, lo toglie, ti trasforma. E allora quella bellezza tua diventa la vera bellezza di Dio. Ed è così che io accetto Gesù. E ho detto, cosa posso offrire al mio Signore? Lui è oggi il mio passaporto. Se oggi arriva il tempo del mio Signore, del mio Dio, i giorni fissati per me, so che entrerò nella città, la Gerusalemme celeste. Perché? Perché ho il passaporto Gesù Cristo. Senza passaporto io non potevo entrare qui in Italia. Chi entra in Italia senza passaporto, che è straniero, è un clandestino. E un clandestino non vive mai in pace, ha paura che lo fermano. Senza passaporto non puoi.
perciò ti voglio dire, Gesù è il vero passaporto per entrare nella città, la Gerusalemme celeste. A volte possiamo anche avere il passaporto, ma sapete, il passaporto viene rinnovato. Se tu hai un passaporto che dopo 5 anni non vai a rinnovarlo, a mettere il timbro, questo passaporto non è valido. Allora voglio ancora dire, c'è qualcuno che ha accettato già Gesù come il suo passaporto, però con i problemi della vita, con tutte quelle che sono le prove, a volte ci raffreddiamo o ci scoraggiamo o ci allontaniamo anche. Il Signore dice, posso rinnovare il tuo passaporto questa sera. Tu puoi ancora tornare a Gesù e Lui ti metterà il timbro. Perché se non è rinnovato, no, non puoi entrarci. E perciò questa sera voglio dire, è vero, ho perso tanti fratelli per colpa dei maghi, dei fattucchieri, dei medium, e non ti consiglio, se tu stavi andando da un mago, da un fattucchiere, da un medium, se tu stavi facendo occultismo, se tu stavi facendo, a volte come giovani, si dice non fa niente, è solo per fare certe esperienze, facciamo il pentolino. Pentolino, questo è ancora un strumento che il diavolo usa per prendere i giovani e proprio entrare in loro e poi agire in loro. Sedute spiritiche, non li fare, perché questo è invocare proprio gli spiriti di morte e gli spiriti distruggono. Oroscopo, non lo toccare, Gesù è Lui che si occupa del tuo futuro. Non hai bisogno di sapere il tuo futuro tramite l'oroscopo o tramite un medium. Hai bisogno solo questa sera di aprire il tuo cuore a Gesù e dire, Gesù, prendi il mio cuore. È vero, ho perso tanti fratelli e sorelle, ma oggi posso dire, Gesù ha fatto miracoli. Non solo che mi ha dato la vita, mi ha ridato vita, ma mi ha dato una grande famiglia. La dimostrazione, la prova siete voi. Da quando siamo arrivati qui martedì, posso dire i baci, pioggia di baci, abbracci. E questo quando stringo una sorella, un fratello che mi abbraccia, dico, Signore, grazie, perché questo affetto, questo amore mi mancava. E tu mi hai dato una famiglia meravigliosa. Fratelli e sorelle, ovunque vado, in Italia, in Francia, in Germania, in America, ci sono fratelli, sorelle, le porte si aprono, io entro e loro sono orgogliosi a presentarmi, a dire a qualcuno, questa è la mia sorella. Per il mondo è passia, una bianca, una nera, e la bianca dice, questa è la mia sorella, è nera. Per il mondo come? È tua sorella ed è così nera. Sì, è figlia di mio padre. Eh sì, vedete i miracoli. Un padre che fa figli bianchi, figli neri, figli gialli e figli rossi. Questo è Dio, il sovrano. E questo è il vero padre. Il suo amore è grande. E siamo fratelli e sorelle. E io ringrazio Dio, sto girando come missionaria a fianco di mio marito e posso dire non ho ancora visto una città bella come quella che ho visto da lontano. E posso ancora dire sì, io so che il mio Redentore vive. E ho detto non ho oro, non ho argento a darti, Signore. Ma tu mi hai ridato questa vita come l'hai fatto per Lazzaro e io voglio offrirti la mia vita, prendila. E io sto girando per dire Dio c'è, Dio esiste,
Gesù è il Signore, Gesù è il liberatore. Questa è l'offerta della mia vita al Signore, servirlo fino alla fine. Prima di lasciare questo luogo, al nostro caro fratello Paolo, per fare l'appello, certamente c'è qualcuno che è qui, che è in depressione, qualcun altro può darsi sta dicendo: se ci fosse un Dio, perché tutto accade a me? Se ci fosse un Dio, perché non ho lavoro? Se ci fosse un Dio, perché la mia famiglia è distrutta? Se ci fosse un Dio, perché tutto ciò nella mia vita? Ti voglio dire, il mondo, mi piacciono i detti italiani perché veramente parlano. Questo detto non dice la speranza è l'ultima a morire. È il mondo che lo dice, la speranza deve essere l'ultima a morire, ma la parola di Dio dice tutto finirà, ma ci sono tre cose che rimaneranno: fede, speranza e amore. Vogliamo edificare su queste tre cose. Vogliamo edificare su queste tre cose. Fede vuol dire credi, credi che il muro di incredulità crolla questa sera. Non fare piangere Gesù, non lo fare piangere. Ha pianto già due volte, sta ancora piangendo, perché ogni volta tu vieni, ascolti e ti alzi e te ne vai. Non dai il cuore al Signore, ti indurisci e Gesù piange. Non lo fare piangere questa sera. Come ha detto a Gerusalemme, in tempo opportuno tu sei stata visitata, però non hai saputo accettare. Che non sia così per te. Lascio il posto al fratello. È lui che continuerà questo momento, e so che qualcuno è qui che non vuole andare a casa senza confessare pubblicamente che accetta Gesù Cristo come Signore dei Signori nella sua vita, come il suo passaporto per entrare un giorno nella città bellissima.